c'è la voce del governo, almeno pubblica, che parla di Napoli. E la signora, la ministra Lamorgese, ho usato questa dicitura: siamo pronti sia sotto il profilo normativo che per tutti gli altri aspetti a sostenere Napoli, perché è fondamentale anche per lo sviluppo del Mezzogiorno. Che effetto ti hanno fatto queste parole? Io diciamo sicuramente queste rafforzano la mia fiducia che ho sempre manifestato in un intervento da parte del governo, soprattutto di un'attenzione da parte del governo, in primo luogo del Presidente del Consiglio. Il tema di Napoli è un tema di grande importanza, di grande rilievo a livello nazionale, quindi noi stiamo lavorando da settimane con grande intensità, proprio perché ragionare sul futuro della città significa costruire un pezzo del futuro dell'Italia, e io penso che su questo c'è una consapevolezza di tutto. Per la prima volta la ministra ha utilizzato questo specifico termine che apre il cuore, insomma, alla speranza, ma anche a fatti concreti. Quale tra tutte le norme di cui si parla ti farebbe più comodo? Ma diciamo è un approccio molto articolato, devo dire, su questo noi stiamo molto lavorando, e l'assessore Baretta sta lavorando moltissimo, sta seguendo lui tecnicamente tutte le varie ipotesi che stiamo cercando di mettere in campo. Definire una norma non è possibile, noi stiamo facendo un lavoro complessivo per fare in modo che ci siano poi le opportunità per il rilancio della città. Questo è determinante, questa situazione, cercheremo di trovare la soluzione migliore, ovviamente compatibile con le condizioni a contorno. L'ultimo mio film, per esempio, il fondo di crediti dubbia esigibilità e l'accollo del debito, cioè cassa, depositi e prestiti che magari cala di un paio di punti di interesse. Ci sono tante cose che stanno sul tavolo, evidentemente sarà un mix di interventi su cui noi stiamo ragionando da tempo. Ovviamente poi diciamo, il tema fondamentale è l'impatto finale delle norme, che ci deve consentire ovviamente di avere quell'agibilità per rilanciare la città.